Ma cosa stai facendo? A mangiare il gelato. Qual è il problema? Ma non abbiamo il gelato. Eh sì, ma questo l'ho fatto io in casa. Ma che bello. Ed è anche dietetico, perché so che stavi per dirmi. Non sei a dieta, il tuo solito rimprovero. È anche dietetico. È il fior di fragola. Ve lo ricordate il fior di fragola? Guarda che bel colore. Non ci crederanno, ma gli ingredienti sono tutti vegetali ed è addirittura un gelato adatto ai vegani. Ma va bene per tutti, eh? Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube Vino di Vino, lasciate un commento qui sotto e ci rivediamo subito dopo la nostra fantastica sigla. Io mi mangio il mio gelato. Per realizzare il nostro fantastico gelato 100% cremoso, 100% vegetale, abbiamo bisogno di questi facilissimi ingredienti reperibili un po' ovunque. E poi il periodo è quello giusto, quello delle fragole, quindi ne approfittiamo per fare il gelato dalle fragole. Abbiamo bisogno di una banana abbastanza matura, come questa qui. Poi abbiamo bisogno di una decina, 12 fragole, insomma, a seconda di quanto gusto di fragola vogliate dare al nostro gelato. Un cucchiaio di zucchero, io utilizzo lo zucchero integrale di canna, voi potete utilizzare tranquillamente lo zucchero semolato. E poi abbiamo bisogno di una confezione di panna vegetale, questa qui, l'Opla, vedete? Una confezioncina piccola da 200 ml. Procediamo con la realizzazione del gelato. Iniziamo con realizzare la nostra ricettina. Prendiamo le fragole, quello che dobbiamo fare è prendere queste fragole belle mature, possibilmente togliere il peduncolo e metterle in questo sacchetto. Mi raccomando, utilizzate un sacchetto per congelatore per alimenti. Prendiamo la banana, la sbucciamo e la taglieremo a pezzettoni. Togliamo bene i peduncoli, vedete? Dei pezzettoni così grossi vanno bene. Ecco qua. Questo voleva sfuggire. Abbiamo fatto sto bel sacchetto. A questo punto prendiamo un cucchiaio di zucchero e lo uniamo al nostro sacchetto. Adesso andremo a mettere la panna intera nel congelatore e questo sacchetto lo chiudiamo bene e lo mettiamo nel congelatore. Fragole e banane sono congelate, siamo pronti per realizzare questo fantastico gelato. Anche la panna ovviamente è congelata. Adesso andiamo ad aprirla in maniera poco ortodossa, coltellazzo, e lo tagliamo evitando di farci male, mi raccomando. Perfetto, se volete potete anche congelarla all'interno dei cubetti per il ghiaccio comune, io non li avevo a disposizione, quindi ho fatto questa soluzione. Ci siamo, adesso prendiamo il nostro frullatore, lo trovate nei consigli sotto nei commenti di Amazon, lo potete acquistare, questo è un Philips potentissimo Pro Blender 3D. Mettiamo la nostra frutta e la panna solidificata, ci aggiungiamo anche questa salsina che è nient'altro che lo zucchero, e adesso andiamo a frullare il tutto con la modalità ghiaccio. Se non l'avete, se il vostro frullatore non ce l'ha, non vi preoccupate, va bene lo stesso. Quindi mettiamo in modalità ghiaccio e andiamo a frullare. Adesso parte. Eccolo qua, vedete? Fa scatti, lavora a scatti, ve la faccio vedere meglio, lavora a scatti. Ecco qua, dopo qualche minuto il gelato
fior di fragola e pronto. Guardate che meraviglia, che cremosità, buonissimo. Io l'ho già assaggiato in anteprima. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube di Vino Divino. Mi raccomando, continuate a seguirci su tutti i nostri social e ci vediamo alla prossima ricetta con il fior di fragola. Bellissimo!